A voi tutti buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TR Cibi Notizie. Crepe nelle abitazioni nel centro antico di Mesagne. È emergenza. Questa mattina i tecnici dell'acquedotto insieme al sindaco, agli assessori e ai tecnici comunali hanno concordato i controlli delle condotte nel centro storico. Vediamo. I residenti del centro storico di Mesagne da qualche giorno vivono una situazione di costante allarme per la comparsa di profonde crepe all'interno delle loro abitazioni, tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco prontamente intervenuti per gli accertamenti del caso. Dalle prime verifiche sembra che la situazione sia dovuta al cedimento strutturale del tronco dell'acquedotto a causa dell'alta pressione dell'acqua. In un garage addirittura si è persino creata una voragine nel pavimento. Dunque si può parlare di un vero e proprio allarme di dissesto idrogeologico per il momento in una zona circoscritta del centro storico di Mesagne. Squadre di vigili del fuoco, tecnici del comune e vigili urbani continuano costantemente a monitorare le abitazioni, alcune delle quali, come dicevamo, presentano vistose crepe nelle mura e delle voragini nei pavimenti che potrebbero essere un campanello di allarme per qualcosa di più grave che sta accadendo nel sottosuolo mesagnese. Siamo stati immediatamente allertati già nei giorni precedenti che c'era qualche difficoltà. Quando ieri le difficoltà sono rimaste, sono intervenuti i vigili del fuoco, allora da questo momento in poi stiamo cercando di capire le cause di questo problema. Ora sembra che una è stata individuata senz'altro, si vede forse alle mie spalle, i lavori di ripristino di una perdita di una condotta dell'acquedotto, individuata questa notte, riparata, adesso riparata definitivamente, ma questo è soltanto l'inizio, è necessario un controllo capillare di tutta la rete idrico-fognante del centro storico per cercare di andare a individuare eventuali ulteriori cause, eventuali ulteriori problemi. Per adesso c'è un monitoraggio costante, però per capire esattamente cosa è successo bisogna riservarsi un'ulteriore attesa. Abbiamo cercato di circoscrivere anche il disagio per i cittadini, però in alcuni casi è stato inevitabile chiederne la chiusura e quindi chiedere a questi cittadini di dormire presso casa di parenti. E se avevamo avuto difficoltà le avremmo sistemate noi, però una rete familiare ha provveduto alla sistemazione di alcune famiglie, però questo atto precauzionale era assolutamente necessario, abbiamo cercato di circoscriverlo, però era necessario. I sopralluoghi sono iniziati ieri mattina già, quando io ho fatto una verifica e ho visto un quadro diffuso di micro lesioni che abbiamo opportunamente individuato e verificato, nel senso che se si aprivano di più o meno. Sicuramente abbiamo anche allertato subito l'AQP per verificare se c'erano state delle perdite alla rete idrica e in questo senso in effetti ieri sera, dopo l'intervento dei vigili del fuoco sulla tarda serata, sono venuti a fare dei rilevamenti, hanno rilevato una perdita che stanno per l'appunto riparando. Non sappiamo se può essere quella o una concausa il fatto che ci siano state queste infiltrazioni. Sicuramente c'è stato un cedimento a livello fondale di alcune abitazioni che ha creato questo fenomeno di microfessurazioni. In alcune situazioni dove il pericolo era maggiore abbiamo provveduto a fare delle ordinanze di sgombero con messa in sicurezza degli immobili. Poi per il resto stiamo ancora verificando se ci possono essere ulteriori problemi nella zona. Politica e amministrative. A Ostuni l'opposizione ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell'amministrazione. Dall'altra parte i socialisti e le liste civiche legate a Tanzarella chiedono l'attivazione delle primarie per la scelta del candidato sindaco di centrosinistra. Contrario il PD. Ai nostri microfoni il sindaco Domenico Tanzarella. Se riesci per un attimo a metterti nei panni dell'elettore ostunese non politicizzato, tra virgolette, come analizzeresti la situazione che si sta verificando nella nostra città pochi mesi da questa tornata? Come elettore sarei un po' disorientato, perché mentre è plausibile che un centrodestra mortificato dalle sconfitte ripetute deve svolgere un ruolo, alcune volte anche strumentale,
come faceva il grande corridore Bartali, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, non potrebbe dire diversamente, per cercare di riannodare le fila e presentare un minimo di credibilità di una proposta alternativa. Ecco, non altrettanto si può dire all'interno di un contesto politico-amministrativo che ha governato la città, io ritengo, ma è una mia sommessa opinione, bene, e che oggi rischia di dividersi in una fase nella quale c'è un problema di successione, di eredità di questo patrimonio politico. Ora, io mi auguro e continuo a sostenere sia necessaria una grande unità e coesione per riconfermare con i dovuti adeguamenti, con il rinnovamento che abbiamo sempre perseguito, tra l'altro in questi anni, un governo di centrosinistra capace di dare dei segnali, di richiamarsi a principi e valori importanti e significativi che costituiscono la base di una comunità civile e democratica. Per fare questo, nel momento in cui ci sono differenziazioni sul personale politico che deve assumere i ruoli di responsabilità primaria, io ritengo, e questa è l'altra anomalia e la cosa strana in questa città, che ci sia solo un metodo, quello di consultare i cittadini, gli elettori, attraverso le primarie di coalizione. Ora che questa proposta venga dai socialisti, dalle liste civiche, da SEL, che ha una tradizione, ma socialisti e liste civiche non ne fanno una ragione della loro esistenza, ma in questo caso la perseguono con determinazione, e sia invece contestata immotivatamente dagli amici compagni del Partito Democratico, e fa specie un po' strana. Io mi auguro, ecco, che la consapevolezza della necessità della unità e della coesione faccia rivedere queste posizioni. Il candidato dei socialisti e delle liste civiche, l'avvocato Nicola Santoro, ha dato la sua più ampia disponibilità proprio con la finalità di ricercare l'unità. Ha messo a disposizione la sua candidatura per partecipare alle primarie. Io mi auguro che faccia la stessa cosa il candidato del PD Saponaro e in particolare il Partito Democratico. Torniamo a Mesagne, dove la città e l'amministrazione comunale hanno salutato la dottoressa Manzone, dirigente del commissariato di Mesagne, e hanno dato il benvenuto alla nuova dirigente, la dottoressa Codardo. Dopo 13 anni di servizio, la dottoressa Sabrina Manzone lascia il commissariato di polizia di Mesagne. Il suo impegno professionale continuerà presso la squadra mobile di Lecce. L'amministrazione di Mesagne ha tenuto un incontro per salutare la Manzone, un'occasione per porgere i ringraziamenti per la direzione e la professionalità con la quale la dottoressa Manzone ha gestito il locale commissariato in un momento storico cruciale per la lotta alla criminalità. Presente anche il nuovo commissario, la dottoressa Rosalba Codardo, dirigente dell'ufficio personale della questura di Brindisi. Questo commissariato, gestito in certo modo da una donna, abbia in alcune situazioni dimostrato comunque una sensibilità, un'attenzione verso alcune problematiche della società che prescindono, ripeto, dagli arresti, e che quindi sono contenta, anche perché la collega già la conosco, ci ho lavorato e quindi la stimo, sono contenta di lasciare il commissariato nelle sue mani. Nei momenti difficili la società civile ha reagito insieme alle forze dell'ordine, questa è stata la cosa principale, altrimenti da soli non avremmo potuto fare niente. So che insomma la collega ha lasciato un terreno fertile, nel senso che tutto il personale ha già tantissima esperienza e professionalità, quindi io dirigerò sì questo commissariato, però avvalendomi anche della loro forza e della loro conoscenza, soprattutto all'inizio, che per me questo territorio è nuovo, però insomma ce la metterò tutta per imparare quanto prima tutto quello che c'è da sapere. Laboratorio Urbano di Fasano, ieri si è tenuto un incontro dal tema Puglia, quale futuro per la nostra sanità. Argomento al centro dell'incontro anche il nuovo ospedale che dovrebbe sorgere tra Fasano e Monopoli.
Puglia, quale futuro per la nostra sanità? L'incontro si è svolto al laboratorio urbano di Fasano, nel quale è emerso che tra qualche giorno sarà firmato un accordo sul nuovo ospedale previsto tra Fasano e Monopoli. Presenti all'incontro i consiglieri alla Regione Puglia del Partito Democratico Pino Romano e del PDL Ignazio Zullo e Antonio Scianaro e rappresentante di Confindustria Puglia Vito Santoro. È stata anche l'occasione per parlare della sanità pugliese. Il futuro della sanità noi l'abbiamo sempre così sollecitato al Presidente Vendola con le nostre proposizioni. Noi immaginiamo un forte potenziamento della prevenzione, della diagnosi precoce, della cronicità e dei tumori, così come anche un potenziamento della riabilitazione delle funzioni assistenziali distrettuali, implementando tutte le reti di assistenza alla non autosufficienza e alle fragilità, intendendo per queste le malattie terminali, gli stati di malattia terminale, la malattia mentale, le dipendenze patologiche e concentrando l'offerta ospedaliera in ospedali avanzati sul piano tecnologico con personale medico adeguato, personale sanitario dimensionato rispetto alle necessità, dove si sviluppi anche l'area critica che guarda le nuove frontiere della vita e mi riferisco ai trapianti d'organo. Abbiamo voluto affrontare questo, proprio il futuro della sanità, anche alla luce di quelle che sono le note che sono emerse anche sui media in questi giorni, scambio di bambini nell'ASL di Lecce, il problema ancora degli ascensori a Brindisi, il problema della rianimazione a Terlizzi, quindi sicuramente una sanità in affanno. Anche i dati emersi dalla Corte dei Conti che ha bocciato il bilancio della Regione in merito alla sanità. È una sanità regionale che viaggia proprio a una velocità bassa rispetto ad altre regioni come la Toscana, l'Emilia Romagna, la Lombardia e i cittadini invece pugliesi che pagano le stesse tasse e quindi meritano sicuramente un'attenzione con i livelli di assistenza adeguati. Siamo alla ricerca, alla costruzione di un modello organizzativo nuovo nel sistema sanitario. Adesso si incomincia a parlare di costi standard, il mezzogiorno, diciamo le rilevazioni statistiche sull'offerta, sulla mobilità passiva, sull'appropriatezza, dicono che qualche difficoltà ce l'abbiamo, allora per raggiungere i livelli delle altre regioni bisogna cominciare a ragionare sulla necessità di deospedalizzare quanto più è possibile e di offrire prestazioni soprattutto per la condizione dell'anziano, di sostegno alla condizione dell'anziano stesso, quindi attraverso residenze sanitarie, attraverso lungoreggenze, attraverso le parti di geriatria, eccetera, eccetera. Il problema del posto letto ospedaliero fa pandan con il riordino che abbiamo messo in campo, la chiusura di alcune parti di alcuni ospedali e la nascita di alcuni nuovi ospedali accorpandoli. Fasano è una delle zone interessate a questo investimento della regione perché insomma tra Fasano e Monopoli nascerà un ospedale di 350-400 posti letto che avrà tutta la filiera diciamo, della prestazione ospedaliera e quindi in massima sicurezza e potrà rispondere al sud barese e al nord brindisino in modo efficace e penso che possa toccare anche qualche angolo del Tarantino. E ora andiamo a Bari, questa mattina conferenza stampa sul nuovo piano di dimensionamento scolastico regionale, illustrate le novità riguardanti l'organizzazione delle scuole pugliesi sul territorio. Ci era stato imposto dal Ministero attraverso una legge che noi abbiamo contestato alla Corte Costituzionale, abbiamo avuto ragione. C'era stato imposto nella programmazione, rispetto alla programmazione che è nostra proprio delle regioni, e di fare alcune scelte. Poi noi abbiamo vinto la Corte Costituzionale, comunque abbiamo proseguito nel piano dell'offerta formativa. Per quanto riguarda, tenete conto, noi dobbiamo tener conto del parere dei comuni, del parere delle province, del parere dei sindacati, del parere dei dirigenti scolastici e ovviamente poi dopo tenuto conto delle diverse esigenze, dei diversi problemi, decidere e ovviamente questo non è sempre facilissimo. Per quanto riguarda la scuola primaria abbiamo favorito, dove era possibile, l'istituzione dei comprensivi. Abbiamo mantenuto alcune scuole sottodimensionate, soprattutto cioè quelle che non arrivano ai 600 a 400 nelle zone montane e soprattutto in alcune zone, per esempio nella Daune, in alcune zone un po' più difficili da raggiungere o da accorpare, insomma. E questo anche in attesa del nuovo parametro medio che stiamo concordando in sede di conferenza Stato-Regioni con il Ministero.
E noi stiamo puntando un parametro 900, il Ministero e soprattutto il Ministero dell'Economia e Finanze punta ai 950 e quindi c'è una contrattazione in atto. Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore abbiamo dato pochissimi nuovi indirizzi. Perché? Perché ci troviamo di fronte a un forte decremento demografico e quindi moltiplicare gli indirizzi sui territori significa in presenza di scuole che ce l'hanno già quegli indirizzi e significa un po' come dire contendersi gli studenti e questo non va bene, insomma. Allora abbiamo dato molte articolazioni, molte opzioni che sono c'è un frutto della riforma Gelmini che ha dato gli indirizzi e poi all'interno di questi sono le articolazioni e poi ci sono le opzioni. Abbiamo confermato i 15 centri per l'educazione degli adulti perché noi crediamo molto nella istruzione e formazione della popolazione adulta, abbiamo autorizzato molti serali e abbiamo autorizzato molte sezioni di scuole carcerarie, perché noi crediamo che questo sia una cosa importante. Nella masseria Russoli che sorge tra Martina Franca e Crispiano nasce il parco naturalistico e di avventura dedicato soprattutto ai più giovani. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dall'ARIF. Masseria Russoli nasce il parco naturalistico, il sito tra i comuni di Martina e Crispiano apre alla fruizione dei più piccoli, un progetto di riqualificazione e piena fruizione della masseria presentato in conferenza stampa dall'assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia Fabrizio Nardoni. Si tratta di un complesso di oltre 197 ettari di proprietà della Regione Puglia, centro di conservazione del patrimonio genetico dell'asino di Martina Franca. La masseria che si candida a diventare porta d'ingresso ad un sistema di sviluppo territoriale che l'assessorato richiama in chiave green a seguito di un finanziamento regionale diventa un grande parco naturalistico e di avventura dedicato soprattutto ai più giovani. L'intervento è finanziato dalla Regione e realizzato dall'IREF. Riguarda appunto un percorso naturalistico che mettiamo a disposizione delle nostre comunità, all'interno del quale i bambini dalla una fascia di età da 2 ai 10 anni potranno venire a giocare e a conoscere questa parte del territorio che la definirei una parte veramente magnifica, dove riusciamo a rappresentare anche questa importante attività, e mi riferisco appunto alla conservazione della specie dell'asino di Martina Franca. Anche qui oggi raccontiamo che stiamo per emettere un bando che vogliamo mettere a disposizione i nostri asini per fare attività di enoterapia, di onoterapia, che in qualche maniera può sicuramente contribuire, soprattutto nei confronti dei portatori di handicap, a migliorare un contesto sociale importante. Poi racconteremo anche di quali sono le attività che stiamo portando avanti all'interno anche di questa masseria. Mi riferisco a questo progetto Taste and Bike, tramite il quale, facendo del turismo in bicicletta, possiamo mettere a disposizione le nostre bellezze ma anche i nostri prodotti. Qui esiste anche una ferrovia che può essere messa a disposizione al fine appunto di poter fare questi percorsi turistici importanti e unire la Green Road con la Blue Road, quindi unire il mare con la terra. Ecco, questo luogo lo vogliamo mettere a disposizione del nostro territorio perché fa parte di un contesto che sicuramente può creare anche economia. Considerate che in quest'ultimo periodo stiamo avendo, da quando abbiamo incominciato a mettere in atto azioni e interventi all'interno di questa masseria, stiamo avendo tantissime richieste da parte di tedeschi e di inglesi a venire a visitare la masseria perché sono interessati all'asino di Martina Franca. Ecco, questo è anche un percorso importante che è avviato e che non possiamo assolutamente trascurare. Bari, raccontata dai bambini, è l'eccezionale mostra fotografica che racconta appunto attraverso lo sguardo di piccoli fotoreporter il capoluogo pugliese.
Vista dal basso, Bari, foto raccontata dai bambini, è la 13ª edizione di una mostra fotografica, progetto curato e realizzato da Teresa Imbriani e Paolo Galesi dell'Associazione Culturale Start, con il sostegno dell'assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia e degli assessorati al marketing territoriale e alle politiche educative del Comune di Bari. La mostra fotografica racconta la città attraverso gli scatti realizzati da bambini e ragazzi di tutta la città con le macchinette monouso. Più di 200 i piccoli fotoreporter provenienti dalle scuole delle 9 circoscrizioni hanno girato per le strade della città alla ricerca di luoghi, persone e situazioni belle, brutte, strane o insolite per raccontare la città vista attraverso il loro sguardo attento, libero e inedito. È la città vista dal basso, quindi c'è questa immagine bellissima scelta come copertina dei piedi che è già rappresentativa di questa cosa. Devo dirvi, le foto sono stupende e la commissione ne ha scelte alcune che si dividono tra una città stupenda e una città che ha bisogno di più attenzione e quindi dovrebbero farci fare delle profonde riflessioni. Un periodo di spending review è stato difficile, ma io ritengo assolutamente necessario, ho visto il risultato. Tutte le cose buone che sono state fatte questi anni devono mantenere, devono lasciare soprattutto che chi verrà dopo di noi mantenga alta l'attenzione. La mostra rimarrà aperta al pubblico sino al prossimo 28 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21. E con questo servizio si chiude questa edizione del nostro TRCB Notizie. Vi lascio alle notizie nazionali di ADN Cronos. Vi auguro buon pomeriggio e un arrivederci alla prossima edizione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Ruby Ter, Berlusconi indagato con i suoi legali, evasione fiscale, la Guardia di Finanza, record nel 2013, Grillo dietro l'ebetino di Renzi, c'è il condannato. L'ex premier Silvio Berlusconi e i suoi difensori, gli avvocati Ghedini e Longo, sono indagati a Milano nella inchiesta cosiddetta Ruby Ter. 45 in tutto i nomi degli iscritti nel registro degli indagati. La giustizia in Italia è ingiusta per tutti i cittadini, dice nel frattempo Berlusconi. Evasione fiscale record nel 2013 scoperta dalla Guardia di Finanza. 60 miliardi le somme nascoste, 8 mila gli evasori totali, 15 miliardi i redditi non dichiarati sul fronte internazionale. L'IVA non versata monta 5 miliardi, mentre sono 27 mila i lavoratori non in regola. Dietro l'ebetino c'è il condannato, lo dice Beppe Grillo dalla sede della stampa estera a Roma in occasione della conferenza con i giornalisti stranieri. Renzi è andato da Berlusconi ad Arcore, il condannato gli ha dettato la linea, si è messo la camicia bianca ed è salito sul camper, afferma il leader 5 Stelle. Il Cremlino accusa l'Occidente di screditare politicamente i giochi di Sochi. Penso che alcuni paesi si comportino in una maniera spudorata, dice il portavoce di Putin. Per Mosca i politici e la stampa straniera stanno solo gettando secchiate di fango sulla manifestazione internazionale russa. Scade stasera a Kiev l'ultimatum di 24 ore che l'opposizione ucraina ha lanciato al presidente Yanukovych dopo le violenze in cui sono morte almeno 5 persone. I leader dell'opposizione hanno chiesto al capo dello Stato di indire nuove elezioni, altrimenti i manifestanti passeranno all'offensiva. Mosca intanto annuncia: non interverremo nella crisi. Eseguita in Texas la condanna a morte del cittadino messicano Tamayo, malgrado gli appelli per una sospensione dell'esecuzione, ma l'esecuzione del 46enne condannato per l'assassino di un poliziotto ha destato molte polemiche in Messico. La cinese Lina e la slovacca Cibulkova giocheranno la finale femminile dell'Australian Open di tennis. La cinese, numero 4 del mondo, ha sconfitto in semifinale la canadese Bouchard per 6-2-6-4. La Cibulkova ha battuto la polacca Radmanska per 6-1-6-2. Il social network più amato dai ragazzi preoccupa i pediatri americani. L'allarme arriva dall'American Academy of Pediatrics. L'uso prolungato e ossessivo di Facebook può scatenare pensieri negativi, soprattutto nei soggetti più fragili. Questo contribuendo ad alimentare la depressione. Insomma, vedendo post su post di coetanei felici e vincenti, alcuni rischiano di sentirsi inadeguati. Per alcuni adolescenti i social network sono la via principale di interazione sociale. Qualcosa di più comune e abituale rispetto ad andare in un centro commerciale o a casa di un amico. Gran parte dello sviluppo sociale ed emotivo di questa generazione
prenotazione è online, sui telefonini cellulari. I genitori hanno bisogno di capire meglio queste tecnologie per poter interagire con il mondo dei propri figli. Nelle nuove linee guida per i pediatri, i ricercatori suggeriscono dunque ai dottori dei bambini di chiedere ai ragazzi come e quanto usano Facebook.